Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di attualità, politica, economia da Palazzo Cesaroni. Trasmettiamo in ossequio al ancora vigente protocollo anti-Covid direttamente dalla sala consiliare dell'Assemblea legislativa. A beneficio di chi ci ascolta in radio, vi parla Paolo Giovagnoni. Oggi ospiti de Il Punto sono il consigliere Michele Bettarelli, Partito Democratico, e il consigliere Manuela Puletti, Gruppo Lega Umbria. Bentrovati a tutti voi e cominciamo subito con il punto sulla situazione post-pandemia della nostra regione, una pandemia che non è ancora terminata, sta diventando anzi parte strutturale del nostro mondo sanitario e soprattutto proseguono ripercussioni dal punto di vista economico e sociale. Comincio quindi con questa prima valutazione che chiedo a Michele Bettarelli, consigliere del Partito Democratico, anche vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Bettarelli, non siamo fuori dalla pandemia, purtroppo sono settimane che il disco rimane ancora incantato lì e la situazione, se possibile, va peggiorando perché ci sono naturalmente altre cose che vanno ad inserirsi in un contesto difficile, vicepresidente. Sì, la situazione, anche insomma, lo dicono i numeri dei positivi, non è delle migliori, insomma. Credo che però bene abbia fatto il governo a allentare le maglie rispetto a tutto quello che è comunque il sistema che deve tornare, gioco forza, alla normalità per quello che riguarda appunto la vita quotidiana, anche perché, come giustamente facevi notare, siamo in una situazione contingente estremamente complicata a livello mondiale. Quindi, dopo 2 anni di pandemia si inserisce una guerra che ha degli effetti, insomma, dirompenti, ovviamente per quello che è la guerra, per quello che è da un punto di vista anche, ecco, umano e da un punto di vista geopolitico internazionale, ha degli effetti, insomma, tornando al nostro ruolo di consiglieri regionali, anche sull'economia e sulla società umbra. Credo che servano misure straordinarie in un momento appunto veramente complicatissimo, non c'ha tra virgolette colpa nessuno, ma ci sono insomma delle contingenze mondiali che sono davvero molto molto difficili da affrontare e quindi io personalmente credo che per il ruolo che svolgiamo dobbiamo fare un qualcosa in più, bene quello che arriva dall'Europa, bene come si sta muovendo il governo con vari elementi, penso alla cosa più tra virgolette banale, il taglio di circa 30 centesimi del costo dei carburanti, un esempio su tutti, insomma, per dire che si cerca di venire incontro alle difficoltà che ci sono e uno sforzo straordinario dobbiamo farlo anche come regione, consapevoli che, ripeto, la situazione è estremamente complicata, ma il livello sociale ed economico, insomma, ha delle condizioni drammatiche. Io personalmente sono stato sabato scorso all'Assemblea di CNA e ho avuto la conferma di dati veramente preoccupanti, insomma, rispetto a dei costi sempre aggiuntivi, materie prime che non si trovano più, un aumento dei costi del carburante e quindi noi dobbiamo incidere velocemente in maniera organica. Concludendo questo primo aspetto, io personalmente pensavo di aver dato una quindicina, 20 giorni fa un contributo che onestamente è andato nel dimenticatoio. Io credo che ho scritto per questo alla Presidente, a tutti i Presidenti di Commissione, che noi dovremmo fare questo, come dire, sforzo, questo piano emergenziale, ma in maniera unitaria. Quindi io proponevo di rivederci con le 3 commissioni unite, quindi la commissione che si occupa di bilancio, la commissione che si occupa sostanzialmente di economia e l'altra che si occupa di salute e welfare, proprio per ascoltare velocemente quello che gli imprenditori, i sindacati, le parti sociali, ma tutti i soggetti in causa ci chiedono, che insomma ormai lo sappiamo, e per agire con un piano straordinario. Un piano straordinario non può che passare per l'intero Consiglio regionale, che può incidere su alcuni elementi, penso ai carburanti, ma penso l'IRAP, penso l'IRPEF. Ci sono delle leve fiscali che noi assolutamente dobbiamo muovere perché la situazione è veramente, veramente drammatica.
Ecco, Manuela Puletti, vista dal gruppo Lega Umbria, comunque i temi sono comuni, naturalmente c'è un importante ruolo che adesso deve svolgere la Regione. Che cosa può fare la politica dunque per approcciarsi ai problemi attuali, alla situazione economica e sociale? Allora, innanzitutto non so quali dati abbia visto il consigliere Bettarelli, perché al CNA comunque sia hanno dato dei dati incoraggianti che sicuramente contestualizzano la fase emergenziale che stiamo vivendo, questo è senza ombra di dubbio. Però comunque sì, abbiamo un PIL in netta ripresa, lo è stato nel 2021 e lo sarà nel 2022. Comunque ci sono gli investimenti che hanno quasi raggiunto le quote del pre-Covid, quindi dei segnali incoraggianti ci sono. C'è un'attenzione da parte della Regione proprio su quelle che sono le politiche del lavoro. Chiaro, per esempio, l'occupazione è ancora un po' tentenna rispetto magari a delle situazioni positive come appunto erano anche l'import e l'export, però anche a livello di occupazione, di disoccupazione, comunque siamo sotto la media nazionale e la Regione da questo punto di vista ha un'attenzione particolare. Penso per esempio al bando Rework per quanto riguarda le politiche giovanili, ma ci sono comunque state messe in campo notevoli misure che stanno contestualizzando sì una fase di emergenza, ma stanno accompagnando l'Umbria a risalire la china e a riportare appunto la Regione su quelle che sono le sue posizioni che l'hanno sempre contraddistinta, a dimostrazione anche di come per esempio il tessuto economico e sociale dell'Umbria abbia sicuramente subito un'emergenza sanitaria e anche la questione della guerra, e quindi con tutte le conseguenze che ne derivano nel settore economico abbia sicuramente penalizzato una ripartenza. Però i numeri sono diversi da quelli che diceva il consigliere Bettarelli, e non lo dice la Lega, ma ripeto, lo dice il CNA oppure lo dice Banca Italia, quindi dobbiamo partire da quei dati positivi per poi comunque sia mettere in pratica quelle azioni che la Giunta sta già facendo attraverso una indicizzazione politica, una visione politica sicuramente più lungimirante, in maniera tale appunto da portare l'Umbria nei posti in cui merita. È anche vero che abbiamo ereditato una situazione a livello umbro difficile, perché questo è innegabile, lo abbiamo ereditato in ambito sanitario e lo abbiamo ereditato anche nel comparto dei trasporti. Quindi successivamente all'insediamento è scoppiata la pandemia, successivamente quando sembrava un po' di arrivare alla luce in fondo al tunnel per quanto riguarda l'emergenza sanitaria è arrivata purtroppo questo evento bellico che ha messo in ginocchio non soltanto l'Italia ma chiaramente tutte le nazioni che ne hanno ovviamente subito le conseguenze, però diamo i dati quelli che sono giusti, non continuiamo a fare questi fake, questi allarmismi, perché è giusto che anche i cittadini umbri abbiano una visione di quella che è la contezza e la situazione, che ripeto non è per carità delle migliori, ma i dati sono notevolmente in ripresa. Momento comunque difficile, consigliere Bettarelli, la situazione, lo ricordava la consigliera Puletti, in effetti è ulteriormente peggiorata proprio per gli effetti della guerra, cioè ci sono anche le problematiche che sono state innestate dal conflitto, c'è una problematica anche di accoglienza di migliaia e migliaia di persone, molti arrivano, sappiamo che legame c'è tra l'Umbria e l'Ucraina, un legame direttissimo da tanti anni, insomma. Quest'altro evento grava sulla situazione economica, sociale e quindi anche sulla politica. Nonostante tutto, ecco, come si esce, diciamo, dalla doppia emergenza, quindi? Ma se ne esce solo in maniera, come dire, unitaria e rispettando, facendo ognuno il proprio compito, ma facendolo bene. Ribadisco, la situazione in Umbria è quella del livello ovviamente nazionale e quella di un livello mondiale, perché la pandemia c'è stata ovunque, la guerra c'è stata ovunque. Io credo che però, lo dico, l'ho già detto e lo ribadisco, se ne esce se ognuno fa bene il proprio lavoro. Noi siamo stati eletti in regione per fare consigli regionali, ci sono gli assessori, c'è una presidente che devono far bene il loro lavoro. Non si può far finta di stare al governo quando il governo abbassa di 30 centesimi accise sui carburanti
o di criticare il governo quando invece ci sono operazioni che non convincono. Ribadisco, la Lega sta al governo di tantissime, tantissime città dell'Umbria, della regione, e sta al governo a livello nazionale, quindi credo che diventa complicato dire dopo 2 anni e mezzo che è sempre colpa degli altri, perché insomma 2 anni e mezzo è metà mandato. Se ne esce quindi, ripeto, facendo un lavoro unitario congiunto, perché il momento è straordinario. Se ne esce prevedendo velocemente azioni concrete. Ci sono regioni a statuto speciale, sì, ma che hanno abbassato ulteriormente il costo dei carburanti. L'hanno fatto, è un'operazione, l'hanno fatta. Ci sono una serie di, ripeto, leve fiscali, il bollo auto, perché non si va a incidere sul bollo auto. Ci sono operatori del settore trasporti che preferiscono stare fermi piuttosto che trasportare in remissione. Ci sono operatori del mondo dell'edilizia che non riescono a trovare i materiali che sono raddoppiati e aumentati notevolmente di costo. Bisogna venire incontro alle esigenze di questi con manovre specifiche che, ripeto, devono sì fare il pari con quello che arriva dal governo, perché è evidente che una crisi di questa portata non può che avere un sostegno nazionale, ma dobbiamo incidere con un bilancio come quello regionale, che è importante, utilizzando tutti gli strumenti che ci sono, quelli del Fondo Sociale Europeo, quelli del PNRR, mirandoli, accelerando. Non concepisco ad esempio le parole della Presidente Tesei recentemente, quando ci ha detto che forse c'è bisogno di più tempo per rendicontare gli interventi sul PNRR. Credo che questo sia l'esatto contrario di quello che ci serve. Noi dobbiamo avere gli strumenti tecnici, perché i dirigenti ci sono, gli uffici ci sono, le capacità tecniche ci dovrebbero essere, per accelerare sui i tanti finanziamenti che arriveranno dall'Europa e dal governo. Non lamentarci e già cominciare oggi a chiedere più tempo per rendicontare, perché forse siamo indietro. Quindi serve, secondo me, un cambio di passo, serve di muoverci, ripeto, in maniera anche congiunta, unitaria, e soprattutto muoverci su quelle che sono le capacità che ha un bilancio importante come quello della Regione. Ecco, Manuela Puletti, su queste considerazioni e sull'aspetto che ha evidenziato il consigliere Bettarelli, cioè un fronte comune, una unità di intenti, lei come la pensa? Io sono assolutamente d'accordo, sembra strano, ma mi trovo d'accordo con il consigliere Bettarelli sull'unità di intenti. Credo però altrettanto che l'unità di intenti debba essere bidirezionale, nel senso non solamente da una parte. Quindi c'è la maggioranza, quindi chi amministra la regione, che chiaramente ha su mandato elettorale una responsabilità maggiore e quindi deve lavorare anche in tempi il più celeri possibili, su questo sono d'accordo, ci mancherebbe altro, però dall'altro c'è anche un'opposizione che dovrebbe essere costruttiva e non distruttiva, soprattutto in questa fase emergenziale. Ricordo per esempio che la Lega è al governo, in un governo scelto di entrare a far parte di un governo tecnico, perché gli italiani avevano bisogno di responsabilità e di senso di responsabilità. Magari all'interno di questo governo nazionale abbiamo delle divergenze per quanto riguarda i temi, diciamo così, identitari, sicuramente sì, ma la Lega ha scelto di metterli da parte in questa fase proprio per quell'unione di intenti e di accompagnare l'Italia fuori dalla crisi emergenziale pandemica. La stessa cosa dovrebbe avvenire anche in Regione, cosa che purtroppo posso dire con certezza che non avviene. Non avviene nel momento in cui abbiamo un'opposizione che va avanti politicamente con le fake news, un'opposizione che millanta situazioni che non esistono, e mi riferisco in maniera particolare anche sull'aspetto sanitario, dove generalmente vengono o post o comunicati stampa, ma anche qui in aula. Io e il consigliere Bettarelli ci siamo trovati in un incontro a Città di Castello organizzato dalle sigle sindacali. In quell'occasione sinceramente non c'è stata un'unità di intenti, perché alcuni esponenti dell'opposizione hanno fatto propaganda su situazioni che non erano costruttive, soprattutto che hanno cavalcato quell'onda della fake news, che non fa bene al cittadino, non fa bene alla politica. Dire che un piano sanitario, un piano sociosanitario, non siamo in grado nemmeno di copiarlo e incollarlo, oggettivamente
facciamo, diciamo così, entriamo in casa nostra e diciamo c'è un piano socio-sanitario che è 11 anni, 12 anni, che non viene preso in considerazione nonostante le normative nazionali lo richiedessero, applichiamo quel piano socio-sanitario, sappiamo benissimo che quel piano socio-sanitario dovrà passare per le commissioni, dovrà entrare in aula, non diamolo per scontato, non allarmiamo i cittadini, non speculiamo su quelle che sono le legittime paure dei cittadini in un momento di crisi. Quindi sì all'unione di intenti, ma una unione di intenti che viene da una maggioranza responsabile ma anche da un'opposizione responsabile. Grazie. Entriamo allora nel particolare, nella questione che riguarda la sanità, questo piano sanitario che è stato annunciato, ma insomma che ancora non è di fatto, no? Allo studio punto su punto, prevede delle riforme, prevede una nuova articolazione, prevede soprattutto quella cosa di cui si parla da molti anni, forse sarà la volta buona con questa legislatura, cioè i servizi sul territorio, evitare l'inglobamento di tutti quanti al pronto soccorso e offrire una medicina territoriale. Entrambi venite dall'Alto Tevere, la consigliera Puletti ha già annunciato, ci sono incontri, ci sono discussioni. Allora, qui siamo in una è ancora presto, diciamo, per tirare le somme, però dove ci stiamo avviando, che cosa lei, Bettarelli, critica eventualmente del piano sanitario, di quello che si sta progettando? Per fortuna non siamo gli unici come un consigliere di minoranza a dire che questo piano sanitario è fatto, per quel poco che dice, è fatto malissimo. Lo accennava la collega Puletti, lo dicono i sindacati che credo verranno proprio a chiedere che venga ritirato, cioè non rivisto, modificato, ritirato, e credo che vengano martedì prossimo qui in consiglio. L'università l'ha bocciato, quindi credo che non sono quei cattivoni dei consiglieri di minoranza che ne parlano male. Io ovviamente l'ho letto, l'ho studiato, non abbiamo avuto modo di parlarne in commissione, ma insomma ci sono a livello generale pochi elementi e quei pochi sono confusi. Sicuramente c'era bisogno di un piano sanitario, quindi bene che si è avviato l'iter, però già che si avviava dopo 2 anni e mezzo, Non ci dimentichiamo mai che il 3 giugno sono 30 mesi dall'insediamento del Consiglio regionale, quindi dopo 2 anni e mezzo si è partorito un piano che mi sembra di poter dire a ragion veduta che non è visto assolutamente di buon occhio da nessuno. Andando nel merito della domanda, sì, ci sono alcuni elementi riguardanti le case di comunità, comunque una medicina di territorio come giustamente dovrebbe esserci, e poi però, venendo proprio alla domanda specifica, quindi l'Alto Tevere, ci sono territori di serie A e territori di serie C, forse anche meno. Apro e chiudo parentesi, 2 anni e mezzo a Città di Castello, presso l'ospedale Città di Castello, che è uno dei più importanti, vi invito a trovare qualcuno che abbia visto la Presidente Tesei e l'Assessore Coletto. Non l'ha visto nessuno. Giustamente sono stati in altre strutture a far visita, perché ci sono degli operatori che hanno dato tanto, degli eroi, ma ci sono alcuni eroi e altri probabilmente no. Venendo nel merito, e concludo per stare nei tempi, credo che però qui il ragionamento sull'Alto Tevere vada fatto. Quella che era la struttura principale, il cosiddetto ex ospedale, è stato completamente dismesso. C'erano 3 milioni e 6 del post sisma, non ci sono più. C'erano altri 3 milioni dell'ascito Mariani, non ci sono più. E si pensa di investire su questa struttura, che però non è quella, fisicamente non è quella, ma non è neanche il problema della struttura ex ospedale, se farsi la casa della salute o meno a questo punto. Il problema è una struttura, che sia una casa di comunità, in cui si pensa di investire 1,7 milioni, a fronte, ad esempio, dei 9 milioni come deliberato che vanno a Gualdo, giustamente ci mancherebbe, importanti, ma con 1,7 milioni vogliamo fare una struttura in cui sono previsti, e che non so se la conoscete, in via Vasari, una struttura piccola, sostanzialmente piccola, come fanno ad andare lì medici di base, specialisti, tutto quello che è i servizi del consultorio, la salute mentale, tutta una serie di servizi che investendo 1,7 milioni su una struttura, ripeto, fisicamente come superficie limitata, e quello che servirà, non è possibile pensare a quello che dice un piano con le risorse che poi sono state messe a disposizione. Quindi io credo in questo tipo di approccio alla medicina, perché il Covid ce l'ha insegnato e ci credo. È evidente che poi però servono azioni conseguenti
con quello che sono come dire, quindi soldi rispetto a quello che si propone e si progetta. E non è questo il modo, credo, di sviluppare in maniera unitaria una regione, perché ripeto, in alcune zone del territorio risorse vanno giustamente, in altre no. Allora, queste sono critiche circostanziate, però lei, Puletti, è la persona adatta a rispondere perché conoscerà benissimo la realtà di cui parlavamo, quella di Città di Castello. Più che altro volevo fare una premessa prima, poi chiaramente arriviamo sul merito. Appare strano che queste lamentele su un piano socio-sanitario o comunque sulla sanità arrivano da un Partito Democratico che nella passata legislatura non ha nemmeno finito il mandato perché è scoppiato con Corsopoli, perché ci sono stati arresti, perché di arresti stiamo parlando, sulla sanità, perché si è preferito magari la tessera di partito al merito. Quindi diventa un pochino, diciamo così, ridicolo, passami il termine, Paolo, di queste lamentele che arrivano da un Partito Democratico che è stato il principale responsabile di una sanità umbra sicuramente disastrata. Quindi le lamentele lasciano un po' il tempo che trovano e un po' ci riportano a quello che dicevo prima, nel senso, entrando nel territorio, ad Umberti del Partito Democratico insieme a delle liste civiche hanno raccolto le firme spendendosi e impaurendo quelli che sono i cittadini, perché si diceva che l'ospedale di Umbertide chiudeva. L'ospedale di Umbertide non solo non chiude, l'ospedale di Umbertide verrà sicuramente riconvertito e ci saranno quindi comunque sia un investimento su quell'ospedale. E allora mi chiedo, perché andare a raccogliere le firme impaurendo, comunque sia allarmando i cittadini su quello che non sarà un'azione politica di questa giunta? Questo è un esempio su quello che è un po' la politica del Partito Democratico, che chiaramente secondo me si trova in difficoltà perché è consapevole di quello che ha lasciato a livello sanitario, perché non lo dico io, non lo dice la Lega, ma lo dicono i tribunali, gli atti e le indagini in corso. Quindi riportiamoci su quello che la giunta sta facendo oggi. C'è una giunta che sta lavorando su un piano socio-sanitario, sull'Alto Tevere non solo l'ospedale di Umbertide appunto verrà riconvertito e quindi non chiude, a differenza di quello che fa comodo pensare al Partito Democratico. Comunque sia c'è un investimento netto su quella che sarà la Casa della Salute, su quello che sarà la COT, su quello che sarà un ospedale di comunità. Partiamo da questo, poi sicuramente i margini di miglioramento ci sono sempre, questo è fuori discussione, però vero che Coletto magari non si è visto all'ospedale di Città di Castello, altrettanto vero però che avevamo in programma una visita, poi c'è stata la questione, questo parlo di dicembre, c'è stata una questione, il lockdown generale e di conseguenza col discorso del Super Green Pass eccetera, chiaramente, ma questo non vuol dire che Coletto tornerà, così come è andato in consiglio comunale a Città di Castello, così come è andato in consiglio comunale ad Umbertide. Quindi cerchiamo di rientrare in una politica costruttiva, non andiamo a diffondere quelle che sono delle situazioni che fanno comodo solamente a chi sta all'opposizione, ma facciamoci un po' un esame di coscienza, partiamo dal presupposto che ad oggi la sanità è quella che ci ha lasciato il Partito Democratico e dopo, diciamo, indagini e situazioni varie, la giunta con l'assessore Coletto l'ha ripresa in mano, ci sta lavorando e i dati lo stanno dimostrando. Apriamo un iter col piano socio-sanitario, verrà condiviso come giusto che sia, sia con le amministrazioni che in commissione che in aula, quindi cerchiamo di dare un attimino il tempo e lo spazio, partendo appunto dal presupposto di una politica sicuramente costruttiva e non diciamo, dettata dalle fake news che fanno solamente comodo a chi è in cerca di consensi, ma sicuramente non ai cittadini. Gentili consiglieri, ancora una domanda per la quale servirebbero 10 minuti di risposta, ma vi posso dare solo 90 secondi a testa. Siete tutti e due membri della seconda commissione, quindi cambiamo argomento perché si occupa di infrastrutture, di ambiente, di turismo. Secondo voi quali sono le priorità? Bettarelli, brevemente. In seconda commissione, credo che la priorità, legandosi a quello che ci siamo detti finora, sia tutto quello che è concernente lo sviluppo economico. Quindi è evidente che bisogna muoversi velocemente su tutto quello che può aiutare le imprese, perché poi le imprese danno lavoro, e quindi
quello che sostanzialmente ho già detto in precedenza. Aggiungo che l'altro tema, a mio avviso, estremamente importante su cui dobbiamo muoverci velocemente, non può che essere quello del piano dei rifiuti. Serve anche qui andare avanti in maniera spedita. Io era una delle prime cose che ho sollecitato. Questa prima impostazione non la condivido molto, ma c'è spazio e modo per lavorarci. Credo che, stante il sistema, diciamo, ormai di discariche giunta a saturazione, stante anche quello che stiamo sentendo nei vari territori, da Leogubino, ma insomma dal Ternano, ma anche da altri territori, la situazione sia ormai, insomma, estremamente avanzata, per concludere velocemente con, ovviamente, e bene soprattutto, il settore, appunto, che riguarda i rifiuti. Quindi, per quello che mi riguarda, le priorità in seconda commissione sono tutto quello che è legato all'economia e il piano dei rifiuti. Puletti, le priorità? Io non credo che ci siano priorità, nel senso che i temi trattati in seconda commissione presieduta dal consigliere Mancini sono tutti temi di estrema importanza, che farne una scaletta per darne delle priorità credo che sia riduttivo. È giusto lavorare, proprio per il discorso che si faceva prima, di ripartenza in tutti i tre fronti che sono quelli principali della seconda commissione: infrastruttura, ambiente e turismo. Sulle infrastrutture stiamo dando delle risposte, lo stiamo dando grazie anche ai finanziamenti del PNRR, quindi penso ad esempio all'FCU, penso alle Due Mari, penso all'aeroporto, penso all'alta velocità. La stessa situazione, diciamo, come diceva anche il consigliere Bettarelli, al di là di quello che uno può pensare, giusto o sbagliato, però è anche vero che chi amministra deve prendersi delle responsabilità ed è giusto anche che faccia delle scelte politiche. Quindi sul piano rifiuti anche lì stiamo lavorando e dando comunque delle risposte che possano essere più o meno condivise dall'opposizione, però questo fondamentalmente è relativo, l'importante è che siano condivise dai nostri sindaci, dai nostri cittadini, quindi dagli amministratori. Così come sul turismo, anche sul turismo è stata fatta, soprattutto durante il lockdown, sia il primo che il secondo, una campagna mirata anche su scala nazionale. Quindi diciamo che, e penso ad esempio all'Umbria Cuore Verde o al mare dell'Umbria, quindi diciamo che dare una priorità a questi temi è riduttivo, è giusto lavorare in tutti e tre gli ambiti dando delle risposte. Bene, visioni diverse, punti comuni, strategie naturalmente parecchie quelle da attuare. Non posso che augurare ai consiglieri Manuela Puletti, Lega Umbria, Michele Bettarelli, Partito Democratico, di arrivare a dare una svolta con la loro azione politica, con questa legislatura, ad un momento così importante per questa regione, per il suo presente e per il futuro. Grazie a tutti voi per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana.